Bentornati sul nostro canale da Mystery Player e dal mio collaboratore. Salve ragazzi. Siamo ritornati qua dove avevamo lasciato all'episodio precedente, dove dovevamo ancora salvare. Ve lo dico, lo stiamo registrando subito dopo l'altro episodio. E andiamo avanti, ragazzi. Adesso siamo con Ashley. Finalmente stiamo prendendo un po' di colpi, sembra che ci siamo ripresi sotto quel profilo, abbiamo un sacco di colpi, adesso ci facciamo la rossa, la combiniamo con la verde così sbloccate e andiamo avanti. Ci stanno aspettando con gioia. Sì, però Domani. voglio farli venire prima. Sono tutti morti? In parte sì, in parte no. Adesso iniziamo a correre perché io vedo colpi e quando vedo colpi inizio a correre a manetta. Però mi hanno sprecato un po' di colpi. Camminano. Andiamo avanti, ragazzi. Con il mercante non parleremo adesso perché altrimenti ci vorrà dare il tesoro. Ma io voglio completare prima tutti i medaglioni e poi andare da lui. Esci lì qui. La facciamo aspettare. Facciamo così. Questo lo spinello te lo do. E ce l'ha dato. Macchinetta da scrivere, abbiamo Salvatore, non ci serve, qua non ci dà niente, qui è solo per salvare e andiamo avanti. Una bella gatta da pelare, ragazzi. Noi dobbiamo andare di qua perché sostanzialmente dobbiamo. Sì. Allora ragazzi, io farei così, non so voi. Allora, mi curerei e proverei ad usare questa piccola granata incendiaria. Li farei venire qua, perché se possiamo uccidere magari due o tre di loro con questa granata incendiaria, ma già questi due sono tanto per pistola, sì. Proviamo ad ammazzarli così, magari noi. Ah, ne abbiamo presi tre. Questo non è morto, quest'altro non è mio. Per ora sì, adesso però ce ne scappiamo. Non abbiamo colpi di. Non abbiamo colpi di doppietto. Non so se dobbiamo ammazzarlo. No. Andiamo avanti, meglio andare avanti perché pensavo che era da solo. Allora, Ashley, tu ti metti qua. Perché adesso arrivano in parecchi, e in più dobbiamo prendere l'ultimo medaglione che dopo vediamo dov'è. A questo punto facciamo cadere a lei e pure a lui. Vieni, corri, 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 corri. No, perché fa così? Non ci credo, non ci credo. Ragazzi, è dura, è proprio dura. Adesso però ci è rotto un po'. Ah, non è morto questo. Penso che. No! No, ragazzi, incredibile. Incredibile. Sono veramente duri. Abbiamo sprecato tutti i colpi e anche tutte le cure. Incredibile. Forse non siamo nemmeno. No, non sono nemmeno finiti. Queste qua faccio così perché altrimenti Ashley quando poi verrà, che la richiameremo, sicuramente inciampa in una di queste, ma proprio 100-100. Ragazzi, qua, questa qua non la prendo nemmeno, la prendo direttamente. Colpi nella mitraglietta, abbiamo preso, qua tutto a posto. Facciamo un fischio ad Ashley. Dov'è? Ah, eccolo là.
Sì, sto venendo, no? È inutile che scema per liberarci questo passaggio qua, senza sprecare altri colpi. E andiamo avanti. Non ricordo assolutamente la parte che verrà dopo, eh. È aperto e andiamo. Finalmente, continuiamo, andiamo avanti. No. Ah, la casa. Già. Sì, la casa insieme a Luis. Questa sarà veramente dura. Ah, ho delle ottime merce da venderti, straniero. Ottimo lavoro, sei colpito. Abbastanza medaglie. Comunque, per questo potrei dare un'arma speciale e la vita negli acquisti. Allora, compra. Ah, c'è la Red 9. C'è la Red 9. Allora facciamo proprio così. La compriamo. La mettiamo qua. Facciamo vendi, no, munizioni pistola no, assolutamente. Pistola questa qua, la vendiamo al vendicatore. 15.000 sono veramente buoni e la vendiamo. E la vendiamo, andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa da vendere. Allora, maschera no, anello d'ambra lo possiamo vendere. I quattro spinelli li possiamo vendere. Abbiamo 100, quasi 150.000 pesetas. E dobbiamo comprare la Red 9. Ah, è questa sì che è una bella. Guardate ragazzi, potenza fuoco 1.6. Questa è 1.1 e questa 0.9. Magari c'è un la capienza è un po' più alta il vendicatore, però la velocità di ricarica anche è più veloce il vendicatore, però ragazzi, la Red 9 è veramente fortissima, veramente forte, la consiglio. E infatti la compriamo. Dovrebbe esserci anche il calcio, se non mi sbaglio. Vediamo. Calcio Red 9. E questo anche ce lo prendiamo. La valigetta ancora ce la deve sbloccare. La valigetta grande. Abbiamo finalmente abbiamo sbloccato i lanciarazzi. Possiamo prendere. È a posto così. E direi di iniziare a ottimizzarla. 1.8. Di potenziarla tutta la capienza è aumentata, ragazzi. La capienza della mitraglia è veramente importante. Più importante la capienza che la potenza, perché la mitraglietta ci darà una mano con gli zombie, diciamo quella un po' più facile. E direi di potenziare al massimo questa qua che ci può servire adesso. E diciamo che abbiamo ancora un piccolo tesoretto di 50.000 pesetas. Adesso dobbiamo impugnare la Red 9 e abbinarla. Eccoci qua, a posto. Diciamo che siamo. Per adesso siamo coperti. Aninga ci viene. Leon, abbiamo una brutta notizia. Tutto ok. D'accordo, andiamo. Sì, eccoci qua. Cutscene. No, direi proprio di no. Leon. Small world, eh? Com'è piccolo il mondo, eh? Chi lo sa? Però in qualsiasi caso, si è trovato nel posto giusto al momento giusto, perché ci dà veramente una grande mano. Tanto lì sera, prova un approccio con la figlia del presidente, andato a male, direi. Una donna raffinata, la figlia del presidente. No. Direi di no. Che se con Leon, si concederebbe secondo me con Leon. Per prendere tempo, iniziamo a mettere. Può darsi, ma sicuramente. Per prendere tempo, ragazzi, noi facciamo così. Sera, però ci puoi dare anche una mano, eh? Non è che devi stare lì a guardare.
prendiamo questi colpi della doppietta, prendiamo questo e siamo a posto. Adesso noi ci metteremo qua e aspetteremo che entrano, ragazzi. Iniziamo a fare così, andare da questi qua e fare così. No, l'ho buttato completamente. Oh, che fai? Stiamo recuperando dei colpi, eh. Stanno continuando a venire da sotto, però da sopra. Ah, ma lui è salito qua. Tieni, grazie. Che mi ha dato? Non mi ha dato niente. No, non so. Grazie. Grazie infinite. Allora, da qua, ragazzi, è arrivato il momento di usare un po' di mitraglietto, perché... mi ha sparato. Non era mia intenzione, credimi, Luis. No, tieni. Bello. No, no, bravo. No, Luis, non voglio ucciderti, ma ci mancherebbe. Se tu ti abbassi... Ragazzi, sono troppi. Sono veramente troppi. Devi usare un altro po' di questo. Non farlo. No, non ci credo. Sono... no, dovevo caricare. Mi ha preso comunque. Aspetta. Vorrei risparmiare qualche colpo facendo così. Questo l'ho buttato giù per guadagnare tempo. E la buttiamo a terra. Quello è morto. Questo è morto. Questo anche. Quale scala? Qua a destra? Eh sì. Ah. Forse non lo so, ma forse abbiamo guadagnato qualcosina. Forse, non sono sicuro. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo finito un altro capitolo. Io direi a questo punto di salutarci qua. Sì, è abbastanza tardino, stiamo registrando alle 2:25 di notte. Ragazzi, come sempre vi do un saluto, un abbraccio e al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.